Let's see how special you are. Non solo Lady Dimitrescu e le sue figlie. Resident Evil Village è popolato da nemici davvero terrorizzanti, tra cui spiccano i membri delle casate nobiliari al dominio del villaggio. Prima di scoprire quali sono questi abomini, vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Grazie a uno speciale pubblicato dalla redazione di IGN USA, abbiamo scoperto maggiori informazioni sui tratti distintivi di tutti i villain che Ethan dovrà affrontare nel corso dell'avventura. Data la natura dell'approfondimento, ovviamente, ci sono alcune anticipazioni sui mostri presenti nel gioco. Partiamo dalla scala gerarchica. Il villaggio è governato da una misteriosa donna di nome Madre Miranda, considerata dagli abitanti come una sorta di divinità. Persino Lady Dimitrescu, del resto, rappresenta solamente uno dei suoi sottoposti. Vi abbiamo già parlato della gigantessa del castello, di cui trovate uno speciale sul nostro canale. Vi lasciamo il link in descrizione. Oltre che sulla vampira, Madre Miranda può fare affidamento su altri tre nobili mostruosità, ossia Carl Heisenberg, Salvatore Moreau e Donna Beneviento. Carl Heisenberg, che abbiamo già visto in molti trailer, è un ingegnere che abita nella fabbrica di famiglia. Con una mano sorregge un martello gigante, indossa degli occhiali, un lungo cappotto di pelle e un cappello. Salvatore Moreau ha un design ispirato ai tritoni delle storie gotiche horror, che lo rende, citando testualmente Capcom, il personaggio più repellente della Terra. Vive in un bacino idrico vicino ad un villaggio di pescatori abbandonato. Infine c'è Donna Beneviento, perennemente in lutto, vestita di nero e con il volto coperto. Risiede in casa Beneviento e possiede un pupazzo di nome Angie, che contribuisce a renderla una dei nobili più terrificanti in assoluto. Dal coverage di Game Informer inoltre apprendiamo nuovi dettagli sui licantropi, le creature che affiancheranno gli zombie in questo nuovo capitolo della serie. Simile nemico si rivelerà mediamente più imprevedibile dei classici non morti, e spetterà al giocatore riuscire a comprendere il modo di contrastarli in maniera efficace. Come sostiene il team di sviluppo, i licantropi sono nati allo scopo di creare bestie che rappresentano il villaggio. Così Capcom ha tratto grande ispirazione dai lupi mannari, fornendo agli avversari un aspetto gotico e dark horror. Ethan Winters dovrà dunque capire, di volta in volta, come difendersi da loro, non solo quando appariranno singolarmente, ma anche quando circonderanno il protagonista da tutte le parti. Occorre prevedere le loro mosse, intuire in che direzione si sposteranno, pensare con rapidità e sfruttare anche l'ambiente circostante. Dopo questa breve panoramica sulle creature del nuovo village, vi lasciamo la parola. Quali sono le vostre impressioni sui nobili a capo delle quattro casate? Fatecelo sapere come sempre nello spazio dedicato ai commenti. First, I must inform Mother Miranda.